Ok, adesso abbiamo compilato correttamente tutto quello che riguarda la sezione generale del frontespizio, della nostra pratica di successione. Adesso procediamo invece ad andare a inserire nei vari quadri gli immobili, appunto, e i beni che rientrano appunto in successione. Andiamo nei quadri immobili e in questo quadro, appunto, è possibile inserire quelli che sono i relativi dati catastali per quanto riguarda il quadro B dei terreni e il quadro C dei fabbricati. Poi abbiamo anche gli ulteriori quadri relativi al catasto tavolare, quadro EL per i terreni e quadro M per quanto riguarda i fabbricati. Andiamo innanzitutto a inserire appunto il nostro bene del quadro EB, terreno catasto regolare. Quindi andiamo appunto sulla voce terreni, tasto destro, aggiungi, oppure come abbiamo visto anche negli altri video precedenti, aggiungi quadro e andiamo ad aggiungere appunto il nostro terreno. Nei dati catastali quindi andremo a inserire quello che sono appunto i dati relativi al nostro terreno. Allora, siamo andati ad inserire quelli che sono i dati relativi al terreno. Abbiamo dati i dati catastali che troviamo normalmente nella nostra in visura, riferiti appunto al foglio, particella, subalterno, comune di riferimento, e quindi in automatico viene caricato anche il codice amministrativo, la superficie che qui possiamo indicare ettari, aree, centiare, quindi, e poi informazioni legate al terreno, quindi natura del terreno. Queste sono informazioni che richiede l'Agenzia delle Entrate, quindi nel menu a tendina possiamo selezionare il tipo di natura, così come per quanto riguarda appunto la tipologia del terreno. Questo è un classico terreno agricolo, terreno non edificabile, diritto di trasferito di proprietà che troviamo come dato in misura, quota di possesso intera proprietà e reddito domenicale, e quindi viene in automatico, calcolo automatico attivo, quindi viene calcolato in base alle tabelle dei moltiplicatori catastali, in base alla data di riferimento all'apertura delle successioni, viene calcolato il valore. Quindi poi possiamo eventualmente andare a dare delle indicazioni particolari, quindi se c'è discordanza dato intestatario o passaggi senza atti legali. Nel nostro caso è un terreno semplice, non dovremo andare a inserire nessun'altra opzione. Possiamo però andare a visualizzare la devoluzione. La devoluzione è nient'altro che la distribuzione di questa proprietà del decurius agli eredi. E come vediamo, eredito in caso di legge va a fare una distribuzione automatica, andando a suddividere la quota di possesso e relativo importo, cioè questo valore totale di 2025 euro viene distribuito appunto uniformemente in base alla quota di possesso, la quota di trasferita appunto nell'importo. È possibile applicare anche nel quadro della devoluzione delle agevolazioni particolari. Le agevolazioni sono visibili in tabella nel fascicolo 1 e 2 dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, in base poi a determinate condizioni e esigenze, è possibile applicare delle agevolazioni per delle riduzioni. Clicchiamo su OK e quindi procediamo a compilare anche i restanti quadri. Nel nostro caso, adesso possiamo andare anche direttamente nel quadro EC e andare a inserire praticamente col tasto destro o con il più qui in basso a destra il nostro praticamente fabbricato. Andremo a inserire un fabbricato di prima casa, quindi classico, un fabbricato con richiesta agevolazione prima casa legata al coniuge superstite. Quindi andremo a indicare anche quello che è il diritto di abitazione. Adesso abbiamo inserito i nostri dati relativo al fabbricato. Quindi abbiamo inserito quindi che sono i dati del comune, indirizzo, dati catastali presenti sempre in visura. Nel nostro caso dovremmo andare a inserire anche quello che è la consistenza, quindi metri quadri o metri cubi dei vani, o numero di vani, categoria appunto classica delle abitazioni tipo civile, categoria A2, diritto trasferito sempre proprietà, in questo caso però un mezzo. La rendita, come presente in misura, 320 euro a metro, 320 euro, quindi andremo a calcolare sempre con le tabelle dei moltiplicatori catastali il valore. Ora, essendo prima casa, andiamo a spuntare prima casa e vediamo che il calcolo viene applicato in base con l'agevolazione prima casa, quindi leggiamo anche la formula di riferimento e andiamo ad a selezionare chi è l'erede, praticamente richiede l'agevolazione prima casa. In questo caso il nostro è il coniuge
Quindi clicchiamo Rossi Maria, essendo il coniuge può richiedere anche diritto di abitazione. Quindi coniuge superstite richiede agevolazione prima casa immobile principale. A questo punto abbiamo definito queste due opzioni per quanto riguarda il diritto. Se andiamo in devoluzione è possibile appunto andare a vedere che è stata fatta una distribuzione sempre delle quote di proprietà appunto dai vari eredi e in più al coniuge è stata applicata l'abitazione richiesta agevolazione prima casa. Clicchiamo su ok. E proseguiamo quindi all'inserimento anche di una relativa pertinenza. Possiamo in alternativa per velocizzare andare a selezionare quindi questo immobile e a fare duplica. Clicchiamo su duplica, dovremo quindi avremo praticamente duplicato il nostro immobile e possiamo procedere automaticamente andare a variare determinati dati per poter appunto compilare i nostri dati dell'immobile da inserire. Quindi clicchiamo appunto, facciamo le nostre modifiche. Questo qui è una categoria C6. Ok, andiamo a inserire la consistenza, in questo caso è espressa in metri quadri, quindi 10 metri quadri, rendita di riferimento è 110. Con un valore praticamente di 6.353. In questo caso dobbiamo togliere la spunta ed aggiungere pertinenza. Pertinenza e diritto di abitazione assegnato che è coniuge superstite richiede agevolazione prima casa pertinenza codice 3. A questo punto andiamo in devoluzione e andiamo a verificare che sia stata correttamente inserita la pertinenza, quindi andiamo su sempre sul soggetto il richiedente e quindi andremo a cambiare l'agevolazione in X pertinenza prima casa. Abbiamo inserito quindi adesso correttamente anche quello che è la relativa pertinenza. Sull'immobile dei fabbricati della prima casa c'è possibilità di inserire anche degli immobili graffati. I mobili graffati sono appunto degli ampliamenti appunto che vengono graffati all'immobile principale. È possibile appunto semplicemente andare a cliccare i mobili graffati ed aggiungere la graffatura. Quindi andremo a inserire le informazioni della graffata che di solito sono corrispondenti a quelle dell'immobile principale, però a questo punto andremo a inserire i dati e in questo caso abbiamo aggiunto semplicemente anche la particella graffata. E qui andremo a identificare quello che è il dato immobile graffato, un immobile graffato. Procederemo adesso alla compilazione degli altri quadri relativi soprattutto a quadro altri beni.